è del calciatore argentino di origine italiana Emiliano Sala. Il corpo recuperato ieri nel relitto dell'aereo nel canale della Manica, lo ha riferito la polizia di Dorset, confermando l'identificazione effettuata dal medico legale. Il Piper Malibu su cui viaggiava Sala era scomparso dai radar il 21 gennaio mentre volava da Nantes a Cardiff. L'attaccante argentino si stava recando dai suoi nuovi compagni di squadra dopo aver firmato con il Cardiff City per 16 milioni di euro. Il corpo portato a Portland Port oggi è stato formalmente riconosciuto come quello del giocatore professionista Emiliano Sala, ha scritto laconicamente la polizia su Twitter. Ai comandi del Piper inabissato segnalato c'era il pilota, Davide Buzzo. Del suo corpo non c'è traccia nei resti del velivolo adagiato sul fondo del mare. Gli investigatori ritengono che possa essere stato sbalzato fuori nell'impatto del Piper sul mare o portato via dalle correnti dopo l'urto che ha distrutto la palliggia e l'affondamento. La notizia dell'identificazione dei resti del calciatore italo-argentino di 28 anni ha scosso l'intera Argentina e soprattutto Provenzo, il piccolo villaggio agricolo della Pampa di cui Sala era originario. Il quotidiano Clarín di Buenos Aires scrive che l'anatomopatologo inglese incaricato dell'identificazione ha verificato la coincidenza del DNA con quello dei familiari di Sala. La tristezza e il dolore non abbandoneranno mai i familiari del giovane, scrive il Clarín. Ma almeno il ricordo sarà alleviato dal fatto di aver potuto dare al congiunto una sepoltura. L'agenzia britannica di indagini degli incidenti aerei, AER, aveva annunciato mercoledì notte che dopo vari tentativi non riusciti, alla fine, grazie a un mini sommergibile in dotazione alla nave oceanica Geo Ocean 3 a posta, si era riusciti a portare in superficie il cadavere rimasto incastrato nel relitto del Piper Malibu adagiato sul fondo del mare nella Manica a una settantina di metri di profondità. Adesso non si sa se le ricerche continueranno per ritrovare anche il secondo corpo, quello del pilota Davide Buzzo. Con una buona dose di cinismo, nel giorno scorso il Nantes ha chiesto al Cardiff City l'invio della prima rata dell'importo pattuito per il trasferimento di Emiliano Sala al club Valencia. La Ligue 1 ha annunciato che un minuto di silenzio sarà osservato in occasione delle gare della prossima giornata di campionato. Il Nantes ha invece deciso di ritirare la maglia numero 9 indossata da Sala.